recinto è stato affrescato 3 anni fa perché grazie anche alla nostra ben amata raffineria ci sono grosse componenti di zolfo nell'aria, per cui gli affreschi erano andato quasi completamente rovinato. Se vi avvicinate un po' vi faccio vedere anche com'era. Più che si intuivano i lineamenti molto gentili della donna, molto gentili della Madonna, del bambino si vedeva molto poco. Ci sono questi colori che ricordano molto i colori leonardeschi, perché anche l'azzurro cobalto del Cenacolo Vinciano può ricordare certi colori. È stata restaurata, qui c'era la scritta 1849 che non si vedeva più, quindi pian piano è stato ripristinato e recuperato. Quello che è l'impegno per la valorizzazione della Lomellina passa anche attraverso questa iniziativa, vedere tante persone che vengono a scoprire un pittore che ha operato nella nostra zona, perché a San Lazzaro ha lasciato tante opere, ma mi sembra che ci siano anche opere a Torre Beretti, poi ha operato anche, se non vado errato, nella zona dell'Alessandrino, proprio appena di là del Po, Pontecurone e altre zone del genere. Mi fa molto piacere perché il Terrio Risitano ce le ha tutte, ha tutto qua, sì, ha tutto lì. Questa riproduzione me l'ha fatta a Retterio Resitano, tanto per dire, però serve a testimoniare prima e dopo l'uso. Mi auguro che questo restauro, che è stato fatto dalla pittrice Costanza Ferrari, che è la figlia dell'avvocato Ferrari di Mede ed è esperta in restauro e tutto, era anche ammirevole vedere questa ragazza, le avevamo qui apparecchiato tutta un'impalcatura, se ne stava su 2 o 3 ore, perché poi è piacevole vedere la casa con una giornata così, però se ci picchia il sole a mezzogiorno, e questa se lo trovava lì tutto il pomeriggio, però ha fatto un'opera meritoria, è riuscita soprattutto a preservare il viso della Madonna che non è stato toccato, il viso del bambino è stato un po' recuperato, abbiamo recuperato quelle che erano le linee essenziali, quindi io mi auguro che per altri 150 anni possa rimanere qui senza ulteriori affronti. Qui soprattutto è l'atmosfera con lo zolfo, perché noi abbiamo ricostruito questo dipinto partendo da una fotografia di queste dimensioni che ritraeva i miei genitori, che dovevano ancora sposarsi. I miei genitori sono sposati nel 1938, quindi può risalire al 35-36, ed era nitidissima e chiarissima. Poi purtroppo l'ingiuria, il passare degli anni l'ha determinata in una certa maniera, però ecco, ho finito. Bene, grazie. Voi sapete come mi piace valorizzare il nostro territorio, lo stiamo facendo con tante iniziative, come Camera di Commercio ci siamo messi in quest'ottica della promozione del territorio dal punto di vista sia culturale che artistico che enogastronomico, e questo mi sembra indubbiamente un percorso importante, perché nel nostro territorio noi abbiamo 2 grandi risorse, la qualità dei prodotti, siamo la prima provincia risicola non solo italiana ma europea, siamo la terza zona ditata d'Italia come Oltre Po. Voi sapete che il riso nasce nell'acqua, muore nel vino, quindi dobbiamo sempre fare questo gemellaggio, ma poi abbiamo tante altre produzioni di nicchia che si chiamano asparago, che si chiamano cipolla rossa di Breme, che si chiamano fagioli borlotti, che si chiamano salame d'oca di Mortara con riconoscimento IGP, che si chiamano salame di Varzi. Ma soprattutto nel nostro territorio noi dobbiamo essere in grado di coniugare la valorizzazione di questi prodotti con la valorizzazione di tutti i monumenti di cui è costellato il nostro territorio. Noi abbiamo qualcosa come 700 cascine che devono essere valorizzate e recuperate per quella valorizzazione della memoria storica. Abbiamo alcuni dei più bei castelli della Lombardia, pensate al castello di Scaldasole che è 2 chilometri di qui, piuttosto che il castello di Saltirana, che è il castello di Cozzo, che è il castello di Frascarola. Ogni paese aveva un castello, anche perché l'attività agricola negli anni del Medioevo doveva essere protetta e tutelata, e cosa c'era? Il castello e a fianco la cascina. Prendete l'esempio di Scaldasole, c'è il castello con a fianco la cascina, prendete il castello di Saltirana, era di proprietà della famiglia del Duca d'Aosta, anche lì c'era il castello, a fianco c'era quella che adesso si chiama la pila, perché si svolgeva la pilatura del riso, e a fianco c'era l'attività agricola. Ma soprattutto queste cascine, a mio parere, devono evitare quella che è stata l'ingiuria che si è svolta negli anni attorno al 60. Negli anni 60 c'è stata
una furia iconoclasta spaventosa, per cui si sono demolite delle cascine storiche per far luogo degli orrendi capannoni, come si sono restaurate alcune chiese in una maniera criminale. Ci sono delle chiese dell'Oltrepò che avevano la tipica facciata romanica, quindi mattoni a pietra vista che col tramonto diventavano rosseggianti, ai quali hanno applicato un intonaco di calcio e cemento di questo spessore. Il risultato è stato quello che, non respirando più queste pareti, hanno scaricato tutto quello che era l'umidità all'interno. E io mi ricordo di essermi interessato di una cascina, di una chiesa a Pancarana, dove c'erano degli affreschi dell'Uini, quindi 1400, che si stavano completamente sgretolando perché il parroco negli anni 60 ci ha fatto un bel intonaco, il salnitro entrava di dietro, stava sgretolando completamente quello che erano questi affreschi. Cosa si è fatto? Si è dovuto sgretolare e staccare questo intonaco per lasciare respirare. Pensate, non so se l'avete mai visto, la chiesa romanica di Silvano Pietro è uno dei più belli esempi di chiese romaniche presente sul nostro territorio. Se poi andate nell'Oltrepò, c'è a Rocca Susella questa bella chiesa di San Zaccaria, ce ne sono tantissime. Noi dobbiamo puntare sul connubio valorizzazione del territorio, valorizzazione dei propri prodotti, che sono due binari convergenti che devono arrivare a far sì che, se uno viene a vedere una chiesa o viene a vedere un castello, si domanda dove si mangia bene e si può invitarlo ad andarlo a mangiare bene, ma quando va a mangiare bene deve chiedere cosa c'è di bello da vedere qui attorno e si deve orientare e indicare in questa zona. Quindi questo è l'aspetto, la caratterizzazione che noi portiamo avanti come Camera di Commercio. Crediamo che noi non abbiamo bisogno di altro in questo momento come valorizzazione del territorio, perché abbiamo subito negli anni 70-80 una fase di deindustrializzazione che ha portato alla chiusura di alcune delle aziende più importanti e storiche della nostra provincia. Pensate alla Necchi, 6.000 operai ha chiuso, non ci sono aziende che hanno sostituito la Necchi. Le uniche aziende sorte nel nostro territorio si chiamano raffineria, o altrimenti questo tessuto di piccole aziende fatte di 6-7. Noi abbiamo come Camera di Commercio il 96% delle aziende iscritte alla Camera di Commercio hanno da 1 a 9 addetti, quindi una frammentazione spaventosa, una polverizzazione notevolissima che porta a non avere una linea guida. Quindi abbiamo la necessità di valorizzare il territorio per quello che è natura, ambiente, qualità della vita, che tutto sommato è migliore rispetto a tante altre zone della nostra Italia, e quindi su questo percorso noi cerchiamo di valorizzare tutto questo. Io non avevo altro da dire, mi allungo, saluto anche la Valentina. Bene, grazie, la ringrazio tantissimo per questo suo intervento e per averci accolto nella sua cascina. I ragazzi del liceo artistico si sono preparati, oggi hanno fatto da ciceroni per le opere del Maggi. Ora, ma noi ci siamo avvalsi di questi ragazzi, anche per l'organizzazione del tour della Lomellina, perché c'erano dei ragazzi che erano venuti lì. Due anni fa abbiamo fatto Montebello. Sì. Ma io trovo che per un giovane che cerca un'attività, in questo momento diventare anche guida e promotore turistico può essere effettivamente una grossa opportunità. Soprattutto è anche un bagaglio culturale che uno può assumere e mettere assieme. Certo. Allora, lui è il Doato Barbieri, lui si è preparato sulla Madonna, quindi ci sarà la descrizione. Adesso io ho detto tutto. Buongiorno a tutti, sono Edoardo. Allora, vi parlo dell'opera. L'opera raffigura Gesù Bambino in grembo alla Vergine Maria. La Vergine ha il capo coperto da un velo bianco ed è vestita con una grossa veste rossa, e sul braccio presenta una veste azzurra che le ricade sulla gamba destra fino a coprire parzialmente il corpo del bambino. La Vergine tiene con la mano sinistra, col braccio sinistro, il bambino appunto, mentre col braccio destro tiene un rosario tra le dita. Il bambino, raffigurato con lunghi capelli biondi, ha il capo lievemente sollevato verso la Vergine e il braccio che tende verso il rosario della madre, come per prenderlo ed afferrarlo. Lo sfondo è molto luminoso ed è in contrasto con le grosse nuvole bianche, mentre il volume dei corpi è reso con varie ombreggiature, sia delle vesti che appunto dei visi
e dei corpi appunto. L'opera è completata da una cornice dipinta di grandi dimensioni che presenta sulla sommità una maschera d'uomo, mentre sul lato inferiore è presente la data di realizzazione dell'opera, 1849, circondata da altrettante decorazioni di stile barocco. Niente, questo è quanto. Bravo. Bravo. Bella giornata, ringrazio tutti i genitori che hanno accompagnato i ragazzi, gli alunni che si sono preparati e sono stati proprio bravissimi nelle loro esposizioni, ringrazio la mia collega Giovanna Astorti che è l'insegnante di storia dell'arte che ha preparato i ragazzi, ringrazio l'assessore della cultura che ci ha permesso di essere qui in questa giornata. Vedo che i bambini sono anche piatti. Una forma di deratizzazione, in cascina ci sono tanti topi, lo sapete benissimo, ma ci sono anche tanti gatti che poi essendo alimentati copiosamente i topi non li prendono mai, ma rimane una parte degli incentivi dei campi. Della giornata, è stata fatta bella visita.